Buongiorno, bentornati in questo nuovo bellissimo e entusiasmante vlog. No, oggi davvero sono felicissima di annunciarvi tutti quanti, anche a me stessa perché ancora non ci credo, non mi sembra vero, che stamattina finalmente ho fatto il secondo esame di pratica della patente. E guardate un po' qui cosa abbiamo, una patente! Yeah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono felicissima e quindi volevo annunciarvelo subito, così mi tolgo questo peso e anche voi sicuramente vi toglierete questo grande peso perché vi ho assillato con questo fatto. È una cosa a cui tenevo tantissimo e oggi ho appunto stamattina alle 8:30 ho fatto l'esame, è andato perfetto, giurano che non poteva andare meglio, quindi sono felicissima. E l'esperienza dell'altra volta si è andata a scemare completamente perché è stata totalmente un'altra esperienza. Se l'avessi fatto oggi invece l'altra volta sarebbe stato molto meglio e meno traumatico. Comunque sono felice. Poi mi hanno anche dato il portapatente rosa, quindi proprio al bijou. Sicuramente vi starete chiedendo cosa farà oggi Ilaria per festeggiare questo fatto. Non lo so, ancora non ho idea. Sicuramente oggi non andrò da nessuna parte con la macchina, forse domani vado al cinema con Desi in macchina. La mia idea era quella di fare una sorta di weekly vlog, però più breve, perché volevo riprendervi oggi, domani, dopodomani e martedì. Questi 4 giorni ci sarà questo unico vlog, perché sono 4 giorni in cui devo fare delle cose molto importanti. Oggi la cosa importante era questa, però non l'avevo detto a nessuno, né alle mie amiche né ai miei parenti, lo sapeva soltanto la mia famiglia, vabbè, mia madre, mio padre, mia sorella e una delle mie nonne. Le amiche nessuna. Ho fatto una sorpresa a tutti praticamente, anche se si era mezzo capito, ma io non l'avevo detto. L'ho fatta anche a voi la sorpresa, quindi meglio non dirlo mai a nessuno, perché vanno meglio le cose a quanto pare. E quindi adesso non vi assillerò più con questo fatto della patente, potrò andare tranquillamente in giro da sola. Settimana prossima vado a vedere la macchina e poi avrò anche la macchina, tutta mia intendo, perché comunque anche per adesso posso utilizzare quella di mia nonna quando non gli serve, quando non le serve, parliamo italiano. E quindi sono felicissima, mi sono proprio, sembra di aver partorito due gemelli, parto naturale, cioè vi giuro, una cosa incredibile, proprio una bella sensazione. Semmai poi oggi nella giornata più avanti vi racconto anche com'è andata, cosa ho fatto, cosa mi ha chiesto, perché cosa mi ha chiesto adesso rimarrete scioccate. Stamattina in realtà non devo fare niente per quanto riguarda i video perché ho già sistemato tutta la settimana prossima, quindi sto tranquilla. Domani uscirò con la macchina, primo giro da sola in macchina, quindi sicuramente vi porterò. Poi invece lunedì devo andare a fare dei nuovi tatuaggi e martedì questi messy hair che sono un disastro, quindi voi non sapete ancora cosa devo fare, ma sarà un cambiamento abbastanza drastico, quindi vi porterò poi con me. Tra l'altro qui c'è il mio cagnolino che dorme. Ma che carino è questo cane? Mamma mia! Ma è proprio dolce dolce, sta sempre a dormire. E vabbè, lasciamola dormire. Comunque penso che adesso mi vedrò qualcosa al computer, tipo Bitten, che è la mia nuova droga. Perché ieri non l'ho vista perché sono andata a dormire presto, perché oggi mi devo alzare presto, quindi mi metto qui a vedere. Allora, sono ancora qui. Praticamente mi è cascata la macchinetta, quindi spero ancora, ma dovrebbe funzionare. Comunque, nel mentre che non ci siamo visti, mi sono struccata, ho pranzato, ho mangiato un po' di prosciutto che era avanzato di ieri e i fagiolini. E adesso sto guardando il vlog di Martina. Eccola qui, ve la fa vedere. Sì, Marti, scusa, ti ho bloccato proprio con una faccia. Se volete andarla a seguire, questo è il suo canale. Aspettate che lo metta a fuoco, ok. E anche lei prenderà la patente, quindi oggi è proprio giornata a quanto pare. Ma a parte questo, volevo dirvi che appunto stavo guardando Bitten, poi a un certo punto mi si è chiuso inaspettatamente. Boh, non so come. Mi si è chiuso Safari. E quindi mo lo sto cercando di andarlo a riprendere. Cioè, non capisco perché a volte sto computer mi si spegne da solo. Ed è nuovo. Io non ci ho mai fatto nulla di grave, quindi non capisco. Però vabbè. E tra l'altro oggi sono felicissima perché dovrebbe, se già non è uscita addirittura, uscire la nuova puntata di The Vampire. Penso che quando vedrete questo vlog forse sarà già finito. No, no, non è vero, non sarà finito. Perché mancherà una puntata. Quindi la penultima puntata, oddio, mi viene da piangere, giuro, mi viene da piangere. Però voglio vedere se è uscita. Oddio mio, forse è già uscita. Ok, è uscita. Oh, guardate, questa è l'applicazione dove le guardo. È uscita la 15ª ed eccola qui, la 15ª. Tra l'altro mi chiedete sempre dove guardo le serie TV e questo è il sito, di solito, guarda serie, quindi sicuramente mi finisco di vedere questa di Bitten, che è l'ottava, e stavo al 21º minuto, poi mi si è spento. Ok, eccoli qua i Bonazzi. Oddio, non si ferma più, vedete come mi fa?
Cioè, boh, non ho parole. Allora, devo essere sincera perché praticamente oggi non so, non mi ricordo a che punto ci siamo lasciati. Sicuramente era super, super, super presto rispetto adesso, che sono le 9 di sera. E praticamente cosa ho fatto? Da quando ci siamo lasciati, sono andata a guidare, ho fatto la mia prima guida da sola perché volevo provare. Sostanzialmente non c'era un motivo vero e proprio, non dovevo andare da nessuna parte, volevo soltanto provare, quindi ho fatto tipo 20 minuti così a girare intorno qua intorno. E poi sono andata invece con mia madre e mia sorella al centro commerciale, però non vi ho ripreso perché era pieno zeppo di gente. Naturalmente ho guidato io sia l'andata sia il ritorno e ho guidato anche la sera. Primo giorno già traumatizzata. No, beh, a parte gli scherzi, insomma. È andato tutto bene, però mi ero scordata di vloggare, quindi perdono. E insomma ci riprenderemo nei prossimi giorni. Sicuramente farò cose un po' più eccitanti e soprattutto interessanti. Quindi adesso sono qui in bagno perché mi devo struccare gli occhi. È da stamattina che sto struccata. Poi mi metto a letto e a vedere c'è posta per te. Quindi volevo semplicemente chiudere il vlog di oggi qui e dirvi che ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è domenica. Mi ero anche scordata che giorno era. È domenica e i miei sono appena usciti con mia sorella perché vanno a pranzo fuori. Col fatto che sapete che io purtroppo non posso mangiare, ripeto per chi non sapesse di cosa sto parlando, vi metto. Dovrebbe stare qua la scheda info, ma non ne sono molto certa, quindi vi dico qua. Vabbè, comunque vi indica tutte e due le direzioni, ancora non l'ho capito. Cioè, ho capito che è alla mia sinistra, quindi dovrebbe essere qui, giusto? Se è qui, battete un colpo. Quindi io, insomma, ancora non riesco a mangiare tanto. Poi vanno a mangiare il pesce, che è una cosa che non mi piace tanto. Quindi sono rimasta a casa. Ho la patente, quindi se voglio posso uscire oggi. Essendo che è domenica, le mie amiche non sanno, non saprebbero come venirmi incontro. Perché comunque i mezzi passano super in ritardo. Quindi un casino e cose varie. Abbiamo deciso che ci vediamo settimana prossima e festeggiamo. Tra l'altro, ieri non vi ho fatto vedere la cosa che mi ha dato mia nonna. Cioè, che sono andata a fargli vedere la patente, lei mi ha dato questa, che è una macchinina di queste qua. E mi ha scritto, non so se riuscite a leggere, chi va piano va sano e lontano. Cioè, adoro. E poi lei scrive per ogni cosa, per ogni mio compleanno, qualcosa, mi scrive sempre una poesia. E anche questa volta non è stata da meno e mi ha scritto una poesia. Vi dico solo, brava brava la mia nipotina che alla patente da stamattina. Cioè, vabbè, questo è l'inizio. Ah, tra l'altro, piccola cosa, ho il cappello perché ho ancora mal di testa da ieri. Ok, allora so che probabilmente non si vedrà bene come la qualità del pezzo di prima, ma mi sono scordata a casa la macchinetta. E io che volevo vloggare per una volta seriamente. E quindi mi trovo costretta a farlo un attimo col telefono. Comunque sono arrivata al cinema. Strano, ma vero, ci sono arrivata. E ho anche trovato parcheggio, anche se è un po' lontanuccio dal cinema, ma vabbè. Quindi sono qua con la mia bellissima P sempre perché c'è sempre. C'è un sole pazzesco. Io mi sono messa anche il cappello, sto morendo di caldo. Quindi adesso scendo, mi tolgo prima di tutto la cintura. Mamma mia. E sono le 3:54 e alle 4 si può entrare nella sala del mio film. Quindi mi avvio verso l'ingresso. Per merenda ho portato la banana col portabanana. Mi vergogno un sacco, ma vabbè. Ci vediamo dopo. Non so quanto mi possiate vedere. Ho appena parcheggiato a casa, che tra l'altro non c'è posto perché sono le 7 di sera. Sono appena tornata. E volevo dirvi il film. Il film mi è piaciuto perché è diverso dagli altri, sicuramente. Però ci sono molti riferimenti a X-Men, personaggi, eccetera. Quindi mi è piaciuto perché X-Men è una delle mie saghe preferite di tutti i tempi. Quindi assolutamente è un po' cruento come film. C'è un sacco di sangue, cose, ammazzamenti vari. Però devo essere sincera, mi è piaciuto abbastanza. Alla fine, cioè non l'ho capita poi, essendo che era tardi, non volevo tornare col buio più totale come adesso, però ce l'ho fatta lo stesso, quindi va bene. E comunque sia, me ne sono andata dal cinema appena proprio finito, quindi non so se c'è stata qualche scena dopo. Scrivetemi qua sotto se voi siete rimaste anche dopo i titoli di coda e cosa è successo, semmai. Detto ciò, io adesso torno a casa, poi riprenderò il vlog con la macchinetta normale. Allora, sono tornata a casa, come avete visto, e adesso sono le 8. Cioè, prima erano le 7
Sono stata un po' sul letto a guardare dei video su YouTube, così. Adesso mi cucino per stasera cena. Qui adesso mi mangio il mio piattino, che è questo qui. Dopo vi farò vedere quanto rimangerò, perché è tanto per quanto mi riguarda. Cioè, praticamente sono due polpette, un po' di ketchup, che teoricamente non si potrebbe, ma vabbè. Un po' di ketchup, poi ho preso un po' di crostini, ma non li mangerò, penso. E qui c'è appunto quello che era rimasto. Con la mia forchettina mi metto e mangio tutto. Allora, questo è il rimasuglio della mia cena, come potete vedere. Un pezzetto di polpetta, l'altro pezzetto l'ho dato a questo cane mostro qui. Questo ancora è tutto qui, anche i cracherini. E nel mentre sto facendo una live su Instagram. Eccovi qua. Ciao a tutti. E mi stavo anche vedendo questo film su Netflix, Le 5 leggende, che dovrebbe essere una figata, con Jack Frost, quindi voglio vederlo. Stiamo decidendo il posto per i tatuaggi di domani. Mi state aiutando a vedere un po' di posti. E quindi continuiamo con questa live. Nel mentre per oggi stacco questo vlog e ci vediamo direttamente al vlog di domani. Buongiorno, anche stamattina si vlogga col telefono perché mi sono scordata la macchinetta nell'euforia dei tatuaggi. Comunque sono appena arrivata, sto aspettando Valentina che arrivi per farmi da appoggio morale. E niente, poi vi farò riprendere qualcosa da lei sicuramente. E adesso l'aspetto e poi andiamo. Yeah! Allora, stiamo aspettando che mi prepara la sala. Eccola lì. Questo è il primo disegno che adesso sarà fatto e poi questi sono gli altri, ma vedrete tutto bene dopo a opera fatta. È tutto pronto, yes. Tra l'altro guardate che bello lo studio nuovo, tutto glitter. Questa è come vorrei fare la mia parete futura della camera. Questo specchio meraviglioso che ci ha tolto lo specchio. Siamo di nuovo noi. Wow! Manca ancora un po', però diciamo che siamo in fase. Allora, sono appena tornata da questo viaggio infinito con la metro. Praticamente sono stanchissima. Siamo andate lì a Luna. Abbiamo cominciato alle 2 più o meno, molto più o meno. E ho finito che erano le 4 e qualcosa. Quindi insomma, ci ho messo un po', però dopo vi faccio vedere quanto è venuto fottutamente bene. Allora, eccoci qua. Praticamente sono tornata a casa e ho lavato i tatuaggi. Quindi, prima di metterci la crema, volevo farveli vedere. Tra l'altro, come crema userò sempre questa, che è fighissima, della Tattoolicious. Parliamo subito del primo, che è il più evidente, che si vedrà tantissimo nei prossimi video, che è questo. È il mio primo sul dito davanti, perché poi sapete che c'ho questo, questi sulle dita, che infatti ho ripassato. Cioè ho ripassato questo grande e questi qua, queste due dita, che si erano un po' tolte. Poi appunto ho fatto questo, che è la zampina di un cane, cioè me l'ha disegnata lei sul dito. Io gli ho detto: guarda, la parte sotto falla un po' tipo spostata, no? Così è più realistica, e questo è il risultato. E naturalmente neanche c'è bisogno di dire a cosa è riferito questo tatuaggio, perché si capisce che è riferito al mio cane che è là dietro. E tra l'altro, visto da così, e da così può sembrare storto, vedete? Però in realtà poi messo così è dritto, perché io purtroppo ho questo dito che va, vedete, un po' tipo così, e quindi me l'ha dovuto fare in questo modo, altrimenti poi veniva storto una volta che stava in questa posizione. Tra l'altro non ha fatto male per niente, io sulle dita appunto non le avevo mai fatte, non mi ha fatto tanto, tanto male. Questo ripassarlo mi ha fatto un botto male, perché c'era la cicatrice sotto del tatuaggio che avevo già fatto, quindi doppiamente male, questo l'ho sentito. Poi gli altri che ho fatto sono sul braccio, su questo braccio qua. Infatti, se vedete che è tipo sporco, è per questo, perché naturalmente ha usato un botto di rosa. Quando poi guarirà il tatuaggio diventerà di questo colore rosa, perché è lo stesso. Vi abbasso un po' così. Allora, questo è il primo, che è una scritta che ho voluto fare, che naturalmente leggerete da soli. C'è scritto karma, cioè il fatto che tutto torna e quelle cose lì. E l'ho voluto fare dello stesso font di Destiny, che invece ho da quest'altra parte, e l'ho messo nella stessa identica posizione, così quando stanno vicini, adesso no, non so come poter fare, quando stanno vicini si completano, tra virgolette. Mentre l'altro è questo, che come vedete è totalmente rosa e c'è scritto myself, ed è un tatuaggio che ho voluto
voluto proprio dedicare a me stessa, a me medesima. Infatti l'ho fatto rosa, che è uno dei miei colori preferiti, e le rifiniture, le cosettine, le ho fatte di questo color Tiffany, vedete? E poi intorno ci ho fatto tipo una sorta di coroncina di perle, un po' zigrinata, fatta carina. Adesso non si vedono bene i colori perché sono mischiati ancora un po' al sanguetto, insomma, cose schifose che non voglio dirvi, però ve l'ho detto lo stesso. E quindi le perline non si vedono bene, però poi ve lo farò vedere meglio una volta che è guarito. E adesso ci metto la crema perché mi sta tirando da matti. Poi col fatto che ho la pelle super chiara, super sensibile, naturalmente che succede? Succede che ogni volta muoio e le braccia mi si stragonfiano. È una cosa a cui ormai sono abituata e essendo che non è il primo tatuaggio grande che faccio perché ho tutto gli altri, però non so come farvi capire che si è gonfiato. Forse mettendolo così si vede. Guardate, qua c'è un bozzo e si è gonfiato completamente. Purtroppo mi ha fatto abbastanza male. Devo ammettere di averlo sentito, soprattutto le sfumature. Ha passato tante volte il rosa perché doveva essere bello carico, bello pieno. Poi ha fatto le sfumature sul rosa già messo, quindi la pelle era già stata strofinata, no? Con laghetti, e di conseguenza bruciava da morire. Quindi più che male bruciava. Tra l'altro ci ha messo un po' perché, come vedete, è ricco di particolari, ci stanno insomma tutte le cosette piccoline, quindi ci ha messo, mi sembra, 2 ore per farlo. Quindi sono soddisfattissima dei miei nuovi tatuaggi. So che a moltissime non piaceranno perché diranno: Ilaria, ne avevi già tanti. Ilaria, hai 19 anni e sei già piena di tatuaggi. Ilaria, ma sulle dita, ma sulle cose, ma sulle... Io vi dico, fatevi i fattacci vostri che campate 100 anni. Detto questo, adesso accendo il computer, faccio una live su Instagram perché vi avevo detto che l'avrei fatta. Come vedete, li ho tutti incremati. Tra l'altro, non so come dormirò stasera, cioè, proprio è il mio dubbio esistenziale. Si sta appannando la videocamera per quanto è calda. Comunque, è davvero una pastina minuscola. Quant'è questa? Tipo 6 mesi per i bambini piccoli. Si mangia. Dopo vi faccio vedere anche cosa mangia Giorgio. Ma cosa? Come vedete mi sono struccata, sono le 10:30. Col fatto che domani mi devo svegliare presto e fare tutte le cose, penso che adesso mi metterò nel letto. Cioè vuol dire che non è detto che io vada subito a dormire. Però comunque intanto mi ci metto. Però prima devo lavare questi perché li ho lavati soltanto dopo essere tornata. Chi mi sta scrivendo? Per oggi quindi vi do la buonanotte. E ci vediamo direttamente nel vlog di domani, che non so ancora cosa faremo, yeah! Buongiorno, stamattina sono pronta per andare. Mi sono vestita, cose molto morbide, molto semplici, soprattutto veloci perché appunto devo andare dal parrucchiere, quindi se mi si sporca qualcosa non sia mai. Cioè, dovrei metterci poco ad arrivare, però visto che è la prima volta voglio andarci molto tranquilla. Allora, come previsto da me medesima, naturalmente sono arrivata prima. E prima di tanto, perché io l'appuntamento a mezzogiorno non si legge niente. Bene, e sono le 11:35. Però fortunatamente ho trovato parcheggio abbastanza vicino al posto in cui devo andare, cioè sono tipo 5 minuti a piedi. La cosa importante più che altro è dopo ricordarmi dove l'ho messa questa macchina. Insomma, diciamo che non ci ho messo tantissimo, ci ho messo 20 minuti alla fine ad arrivare. E alla fine il braccio me lo sono impellicolato perché, a parte che è gonfissimo, così almeno sto più tranquilla, che non si secca, non si attacca sul maglione, che sarebbe un dramma. E quindi, insomma, meglio così. Tra l'altro, aspettate un attimo che butto sta gomma che mi sta a fa schifo. No, vabbè, la bellezza è che io sono andata in giro con lo sportello neanche chiuso. Cioè, ma cosa? Tra l'altro non c'era neanche tanto traffico, però vabbè, sono le 11:30, nel senso. Quindi adesso cosa faccio? I capelli. Mi ha raggiunto la Daisy qua. Siamo in fase di seconda tappa dopo capelli. Cioè, Desiree che fa la foto alla piadina, vabbè. Sono le 4. Io ho preso questo coso qua al wok e quando suona questo frignetto dovrei andarlo a ritirare. Questi sono i capelli finiti, però poi ve li faccio vedere meglio a casa perché così secondo me non si vedono tantissimo. Poi c'è un vento fuori assurdo, però sono carini, sono come ce l'avevo proprio all'inizio, un po' di tempo fa prima di fare il platino. Buongiorno, oggi è il giorno dopo, come vedete è mattina, abbastanza presto anche perché mi sono svegliata presto oggi. Praticamente ieri sera mi sono scordata di filmare, o meglio, non è che mi sono scordata, è che ieri sera c'era l'Isola dei Famosi, teoricamente. Poi nella mia zona è scattata la luce, quindi non abbiamo più potuto vedere l'isola e non c'era luce in casa, quindi come vi vloggavo? Cioè, ok, potevo mettere la torcia del telefono, ma spararmi la luce in faccia anche no. Ci ho provato, ma non si vedeva nulla, quindi mi sono messa a letto e
basta, cioè ci siamo messi a letto tutti quanti e siamo andati a dormire. Poi vabbè, fortunatamente hanno riparato il guasto, tipo verso le 2 hanno suonato a casa e hanno riparato tutto. E quindi insomma volevo semplicemente terminare questo vlog anche in compagnia del cagnolino. Lì c'è il letto disfatto, vabbè, perché devo ancora rifarlo. Quindi nulla, volevo semplicemente dirvi grazie per aver visto questo vlog. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, per seguire i prossimi video. E se vi è piaciuto questo video, thumbs up. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video.